Quelle che abbiamo appena visto sono soltanto alcune delle tante, tantissime storie che arricchiscono un'antologia fatta di episodi davvero incredibili. Quasi si avesse la percezione di trovarci di fronte a uno scenario che di credibile ha davvero poco. Per poter capire davvero come funziona, cosa sta succedendo, abbiamo pensato di farci aiutare nella nostra consueta verifica da Aldo Cursano, che è il vicepresidente della Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi. Quanto vale una recensione fatta sul web? Vale molto, soprattutto oggi che si usa il web per avere informazioni o per comunque cercare di fare una scelta mirata. L'uso improprio ha portato in qualche modo a pensare alla recensione come un modo per farsi pubblicità, però portando molto spesso e ingannando il consumatore. Ma per un ristoratore conta di più il web oppure contano le cose concrete come la cucina, ad esempio? Guardi, oggi le devo dire che è un 50%. Il web è una grande opportunità, bisogna circoscriverne l'uso improprio. Un altro quesito sicuramente impertinente. Le pagelle che vengono stilate dai clienti coincidono davvero con quelle degli addetti ai lavori? Sistematicamente no. Quindi io ritengo che bisogna saper leggere le recensioni. Un elemento positivo è che gli italiani non si accontentano di leggerne due o tre, sono molto attenti e comunque sia anche queste campagne di informazioni che anche noi come Federazione Italiana abbiamo fatto ha portato il consumatore a valutare con molta più attenzione e consapevolezza. Grazie ad Aldo Cursano e possiamo dire che questo caso è verificato.